Ciao a tutti ragazzi, io sono Feraz e quest'oggi stiamo in un nuovo episodio di Breaking News. È da tanto tempo che aspettiamo la nuova stagione di Sword Art Online e finalmente abbiamo un nuovo trailer. La stagione di cui parlo è Sword Art Online Alicization. Invece riguardo alla seconda stagione di Alternative Gungale Online, che comunque è un anime a parte, dovremmo ancora aspettare un po'. Il trailer in sé è veramente molto interessante e ci lascia veramente tanto hype. Io qua ho davanti una versione subata in inglese e vi dirò un po' di cosa si parla, ecco, cosa compare, dato che purtroppo non posso mettere il trailer per ovvie ragioni. Allora, notiamo che c'è una scritta New Chapter Begins e vediamo Kirito che si chiede cosa sta succedendo. Si ritrova quindi in un mondo nuovo. Vediamo Eugeo, un personaggio di corrente nella serie. E Kirito spiega che il mondo nel quale si trova è un mondo virtuale creato dal Soul Translator, che si chiama Underworld. Dice che ci sono presenti delle intelligenze artificiali che sono indistinguibili dagli umani, quindi che hanno comportamenti, sentimenti, tutto come gli esseri umani normali, quindi sono delle intelligenze artificiali molto avanzate, ecco. Dato che ve lo spiego, il Soul Translator e l'Underworld è stato creato per sperimentare per le AI senzienti e umane come armi di guerra, quindi diciamo che è un esperimento proprio per questo. Comunque, continuando, vediamo Kirito che utilizza una skill di spada, quello che sembra essere una skill di spada, e nel frattempo si vede che parla con Asuna e Sinon. Inoltre poi Eugeo spiega a Kirito le regole del mondo, che vengono raccolte nel Taboo Index, dovrebbe essere l'indice dei tabù, penso che tradotto in italiano sarà così. E quindi queste regole non possono essere infrante e chi devia dal sistema appunto viene, sembra essere allontanato con un drago, non chiedetemi perché. E notiamo pure Alice che sarà un personaggio molto importante e ne vedremo delle belle, tranquilli che ne vedremo veramente delle belle. E appunto vediamo Alice che viene portata via da questo drago e Kirito chiede cosa sei tu? Sta cosa è molto interessante, devo essere sincero. Poi vediamo appunto dei combattimenti, Kirito che vuole uscire dal suo mondo, insomma diversi combattimenti, Kirito che utilizza di nuovo la skill di spada e vediamo la scena iniziale, ovvero Kirito che viene avvelenato da una siringa di un personaggio, non vi dico chi è perché lo dovete scoprire voi. Molto interessante questo trailer, sinceramente mi mette tanto hype e finalmente vediamo una cosa veramente molto bella. Sword Art Online Alicization coming in October. Quindi abbiamo una data d'uscita indicativa, ovvero ottobre. Quindi vedremo questa nuova serie. Non si sa bene quanto durerà. Alcuni pensano che durerà più dei classici 24 episodi, dato che sembra essere stato dichiarato che comprenderà tutti gli avvenimenti di Alicization e sono veramente tanti. Cioè va dall'inizio quindi fino alla fine. Non interrompendosi, o comunque non si sa se si interromperà magari a metà stagione per poi continuare con una seconda stagione di Alicization, magari con una piccola pausa. Io sinceramente spero di vedere tutto d'un fiato e spero che l'anime sarà realizzato bene e che rappresenti la ripresa di Sword Art Online. Dato che come ben sappiamo la seconda stagione non è tanto piaciuta e quindi magari con una terza stagione potrebbero risollevare questa saga, questo brand che a mio parere merita tantissimo. Detto questo, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti di questo trailer. Se vi piace, se non vi piace, se siete in hype, io sinceramente, ragazzi, sono molto in hype e sinceramente non vedo l'ora di guardare Sword Art Online Alicization. Sì, la pronuncia è molto particolare, cioè ci vuole un po' per pronunciarlo bene. Comunque ragazzi, detto questo, lasciate un mi piace al video, commentatelo e condividetelo con i vostri amici. Iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, attivate la campanella per avere tutte le notifiche dei video. Entrate nel gruppo Telegram, nel gruppo Discord che trovate qua sotto in descrizione. Ragazzi, vi chiedo di entrare perché vorrei rendere più attive quelle piattaforme per comunicare con voi ed inoltre fare dei contest. Infatti a breve farò un contest su Telegram dove appena arriveremo magari a 200 membri, dove per un mese dovrete scrivere più che potete, creare discussioni, creare spunti di riflessione e tutto il resto. Per arrivare poi alla fine del mese dove il più attivo vincerà una richiesta da 50 euro. Cioè mi potrete chiedere un personaggio dal valore di 50 euro. E non è di certo poco. Inoltre vi ricordo che è in corso un torneo di Fortnite. Su Instagram trovate le varie storie che vi informeranno su tutto.
Il torneo comincerà appena si saranno formati i team e come premio avrete diverse cose. Ma li lascio scoprire a voi. Comunque vi ricordo di passare dagli altri link che trovate in descrizione, il pack, il merchandising, la pagina Facebook e la pagina Instagram ed inoltre il canale Telegram dove pubblico notizie riguardo il mondo anime, riguardo il mondo videogames e soprattutto riguardo al mio canale e alle mod. Detto questo ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo video, in una prossima live. Un saluto da Feraz. Bella!